È il telegiornale della sera che dà la notizia al mondo. La notizia che Luciano Rececconi, 28 anni, centrocampista della Lazio, è morto. Ed è morto per un colpo di pistola che lo ha centrato in pieno petto. Si stenta a credere, ma è tutto terribilmente vero. Gli ha infilato quel gol domenica che ancora il portiere si sta domandando da dove gli è arrivato. Martedì 18 gennaio 1977, il biondo giocatore della Lazio è insieme al compagno di squadra Pietro Ghedin e al comune amico Giorgio Fraticcioli. È un profumiere e deve consegnare alcuni prodotti al gioielliere Bruno Tabocchini. È pomeriggio. I tre entrano nella gioielleria di Via Nitti. Rececconi ha il bavero del cappotto rialzato e le mani in tasca. Con l'idea di fare uno scherzo pare che dica: nessuno si muova, questa è una rapina. Il gioielliere, già rapinato l'anno prima, preso dalla paura, estrae una pistola e spara un colpo verso il povero Rececconi, che viene colpito a morte. È uno scherzo? È uno scherzo? Il gioielliere sembra che abbia tolto la pistola dal cassetto e abbia sparato un colpo. Un colpo solo che ha preso Rececconi, che prontamente è stato soccorso. Il biondo mediano della Lazio viene trasportato in ospedale, ma muore pochi minuti dopo il ricovero. È bastato un colpo perché fosse spezzata la vita di un giovane calciatore fermo da alcuni mesi per infortunio, ma che stava ormai per rientrare. E come vi è venuta l'idea di venire a fare questo scherzo? Niente, è stato un tremendo equivoco, tutto qua. Il popolo laziale è sgomento. La squadra è sotto shock. Rececconi lascia la moglie in dolce attesa e un figlio. È una tragedia incredibile, un fatto gravissimo. Scoppiano anche le polemiche. Qualcuno forza la mano, facendo passare la vittima per un ingenuo. Come se i calciatori vivessero in un mondo diverso e con atmosfere rarefatte rispetto alla vita reale, che in quel periodo è carica di tensione. Quel che rimane è una giovane vita di un calciatore amatissimo dai suoi tifosi, finita in un modo così assurdo e beffardo. La morte di Rececconi rappresenta un dramma cui nessuno può sentirsi estraneo. È la folgorante testimonianza della nevrosi nella quale viviamo. Di queste nevrosi si trovano prove anche nei commenti della tragedia. Il cinismo si sostituisce alla pietà. La riprovazione per la stupidità dello scherzo è superiore allo sdegno per il modo in cui è stata stroncata la vita di un uomo.